il calcio è maschio, ma l'arbitro Pezzella, dopo Empoli Udinese, lo preferirebbe femmina. Già i 22 in campo, con un pizzico in più per chi era in trasferta, cioè l'Udinese, lo hanno costretto a spezzettare per evitare il peggio. Grande delusione dunque per lo spettacolo, ha prevalso il tatticismo esasperato, rare le conclusioni a rete, una partita dura, aspra, a volte cattiva e sempre sul punto di degenerare. Cucchi, ex empolese, ora in maglia viola, era in tribuna. Ma questo fa parte del gioco, ma il giorno d'oggi nel calcio difficilmente si lascia giocare tantissimo la palla, ecco, bisogna sapersi adeguare e cercare di vincere lo stesso anche con questo gioco. Ecco, spesso si dà la colpa all'arbitro perché spezzetta il gioco, ma come poteva fare il signor Pezzella oggi a non fischiare? No, direi che la colpa all'arbitro e sono i soliti discorsi retorici, direi più che altro che l'arbitro deve intervenire quando vede un certo tipo di gioco ed è giusto che faccia così. E oggi è stato giusto? Sì, direi di sì, indipendentemente che poi uno può essere in giornata o no, però direi che è giusto che intervenga. Come avrete capito, ora resta difficile far vedere qualche azione degna di questo nome. Eccone una, per esempio, Parpiglia sbaglia e Drago rimedia su De Vitis. Idem Catalano sul lato fronte, per Garella è più facile con Soda. La partita ha avuto il suo momento di grande spettacolarità. Una sola volta al 12° con la conclusione di Vignola. L'Udinese è sembrata squadra sempre sul punto di venire fuori, ma invece è rimasta invischiata nelle sue stesse trame. L'Empoli ha chiesto il rigore due volte per Baiano, che per noi accentua troppo la caduta. E poi sempre Baiano sulla rovesciata, eccola sulla palla, sul braccio di Calparoli, Pezzella è per la involontarietà. Bilancio dunque 6 ammoniti, Paganin che esce in barella e poi guardate, Calparoli su Di Francesco. Per poco non ci scappava il peggio davvero e in questo caso Pezzella ci è sembrato troppo tenero con la semplice ammonizione. L'Udinese poi negli ultimi 10 minuti si ritira, controlla, l'Empoli attacca, ma Garella con Drago, salvi gli errori dei compagni di squadra, non è stato mai impegnato e di certo non si è divertito. Ma sempre la preoccupazione di prendere gol, però torno a ripetere, non ho visto una grandissima partita ma una partita accettabile.